ritrovati. Tra poco comincia un altro appuntamento con l'informazione raccontata, dove avremo la possibilità di analizzare il momento emergenziale legato al Covid, con l'Italia che sarà divisa in tre zone. E sappiamo appunto che saranno zona rossa, zona arancione e zona verde. Approfondiremo in particolare anche quello che sta succedendo sul territorio per le RSA e per le case di cura per anziani in particolare, e dunque cercheremo di capire cosa si sta facendo per i soggetti più fragili, soprattutto quelli che hanno bisogno dell'assistenza domiciliare. Parleremo anche dello sport di base e delle problematiche del settore. Tra pochissimo. Quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo Rapisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA. Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5. Bentrovati all'informazione raccontata, il talk giornalistico di Secret Press in onda sui social, ma anche su Prima TV, canali 87666 del digitale terrestre. L'emergenza Covid, l'aspetto sanitario ma anche l'aspetto economico saranno trattati all'interno del talk appunto quotidiano di Secret Press, a cominciare oggi in particolare dal DPCM che stiamo aspettando di conoscere nei particolari. Sappiamo soltanto, come anticipato ieri dal Premier Conte prima alla Camera e poi al Senato, che l'Italia sarà divisa in tre macro aree. Aree che saranno poi definite in base ai parametri, area rossa, area arancione e area poi verde, con un lockdown che non sarà generalizzato ma diciamo cucito sul territorio in base ad alcuni parametri. Per questo motivo andiamo a sentire dalla redazione di Secret Press Serena Valastro, che ci fa il punto della situazione. Poi parleremo degli anziani a forte rischio e delle RSA, molte delle quali in Sicilia e a Catania e provincia, incontrollate. Ma cominciamo dal nuovo DPCM che deve essere ufficializzato. Arriva. Qualche istante. Sì, allora, in attesa di questo sentiremo anche poi
la situazione per quel che riguarda in particolare le RSA, cioè il sistema pubblico e privato delle RSA, perché sappiamo che appunto molte RSA sono in qualche modo foraggiate dalla sanità pubblica e quindi dalle regioni. Questo cosa significa? Che praticamente adesso si punta più sul privato che sul pubblico per quanto riguarda appunto queste RSA. C'è una statistica, c'è praticamente il welfare pubblico, arriva al 43,8% rispetto al privato, e di questo ne parleremo anche con un intervento di Milena Gabbanelli che ha fatto su Data Room del Corriere della Sera, e ne parleremo con un ospite in studio. Se è pronto il servizio, se no, ok, il servizio è pronto. Serena Valastro, nuovo DPCM. È questione di tempo prima che venga firmato il nuovo DPCM, che prevede una stretta ulteriore, più decisa, alle attività produttive del Paese, nella speranza di frenare la curva di contagi in ascesa e scongiurare i danni che una seconda ondata, più feroce della prima, potrebbe provocare. Il decreto attende ancora la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e dovrebbe essere diffuso entro oggi, martedì 3 novembre o mercoledì 4 novembre. Lo scorso 2 novembre Conte ha esposto alla Camera alcune misure che il nuovo DPCM, salvo diverse modifiche, dovrebbe prevedere. Innanzitutto misure differenziate in base al rischio territoriale. La strategia va modulata in base alle differenti criticità individuate nei territori, commenta Conte. Il nuovo DPCM in arrivo individuerà tre aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive. Il nuovo DPCM dovrebbe dunque dividere il nostro Paese in tre macro aree. Il Premier ha dichiarato che il quadro epidemiologico italiano risulta attualmente preoccupante. Ci avviciniamo ad uno scenario di tipo 4. E sono dunque necessarie strette urgenti per fare in modo che il sistema sanitario delle aree più in sofferenza non collassi del tutto. Nell'ultima settimana di monitoraggio, 11 regioni e province autonome sono classificate a rischio elevato o molto elevato, altre 8 a rischio moderato, con la possibilità di arrivare a rischio elevato nel prossimo mese. L'indice RT nazionale si colloca a 1,7, con un indice prossimo all'1,5 in poche regioni. Per Conte esiste un'alta probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche di terapia intensiva e di area medica nel prossimo mese. Le misure che il nuovo DPCM dovrebbe prevedere a livello nazionale sono: coprifuoco a partire dalle 21, limitazione agli spostamenti da e per regioni a rischio elevato, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, ulteriore riduzione del 50% della capienza massima di passeggeri all'interno dei mezzi di trasporto pubblici e didattica a distanza integrale per le scuole secondarie. Sono previste però misure diverse per singole regioni, suddivise, sulla base del valore dell'indice di trasmissibilità del virus ed altri 20 parametri, in tre aree: rischio alto, medio e moderato. Nelle regioni a rischio moderato, zona verde, potrebbero risultare sufficienti le restrizioni previste a livello nazionale, mentre le aree a rischio medio e alto, dunque zone arancioni e rosse, potrebbero attuare misure più stringenti, dalla chiusura di bar, ristoranti, barbieri e centri estetici, con la possibilità di tenere aperte fabbriche, industrie, studi professionali e uffici pubblici, fino al lockdown di 2 o più settimane, dove necessario. Per determinare quindi in che fascia si trova ogni singola regione del Paese, sono tenuti in considerazione circa 20 criteri indicati dal Comitato Tecnico Scientifico, come l'indice RT, il numero di posti letto occupati all'interno degli ospedali, la situazione delle terapie intensive, il numero di tamponi effettuati, focolai sparsi e situazioni all'interno delle RSA. Le regioni che attualmente avrebbero bisogno di una stretta maggiore, classificabili nella zona rossa e quindi a rischio alto, sono soprattutto Lombardia, Piemonte, Calabria e Puglia, con indice RT superiore a 1,5. Attualmente la Sicilia potrebbe collocarsi nelle aree a rischio intermedio. I dati segnalano un indice RT dell'isola pari a 1,42. Potremmo dunque aspettarci la chiusura di bar e ristoranti, mentre gli esercizi commerciali potrebbero rimanere aperti. Coprifuoco alle 21 e didattica a distanza per le superiori. Si attendono conferme nelle prossime ore.
Rieccoci dunque in studio, Italia divisa dunque per zone, rossa, arancione e verde. La Sicilia dovrebbe rientrare al momento con l'RT, il rischio di trasmissione 1,42, nella zona arancione, quindi intermedia tra rosso e verde. Ben trovata Mod Riina, assistente sociale. Buonasera. Buongiorno, buon pomeriggio. Umberto, a te e a tutti i tuoi ascoltatori, per me è un piacere essere qui. Nelle vesti di assistente sociale. Allora, è servita a qualcosa la prima ondata? Ha insegnato qualcosa per quel che riguarda le fasce deboli, i più fragili e le RSA? Guarda, secondo me l'unica cosa che ci ha lasciato come rendita, come credito, è capire quali sono le mosse da mettere in atto in un momento di criticità. Ma poi alla conta dei fatti, nella realtà, Umberto, non si sono posti in essere dei rimedi preventivi. Vengo e mi spiego. A differenza della prima ondata, le nostre RSA, sia sul territorio che nell'Iterland, sono piene. Si sono sentiti telegiornali e giornali, non sto qui a fare nomi. Pieni di contagiati. Contagiati sia fra i pazienti che gli operatori. Con gli operatori poi devi considerare anche ciò che succede a casa di queste persone. Quindi si mette in moto un meccanismo drammatico di positività che riguarda non solo l'RSA, ma tutto ciò che gira intorno all'RSA. Quindi anche i familiari degli operatori stessi o ai familiari dei pazienti stessi. L'RSA si sa, Mirabella e Baccari, Docet, le ambulanze le abbiamo viste con il trasporto e si è parlato solo di Mirabella e Baccari, ma noi addetti ai lavori sappiamo che non è l'unico caso che c'è momentaneamente nel nostro territorio catanese. I problemi, Umberto, nel nostro settore sanitario sono tanti, specialmente perché, come abbiamo parlato noi quest'estate, i problemi ci sono, le chiacchiere le fanno, ma i fatti stanno che gli operatori che lavorano sul territorio sono sempre sul territorio e in grandi difficoltà. Io ti posso parlare nello specifico delle problematiche che abbiamo noi sul territorio. Noi, per esempio, come cure palliative, quindi per i pazienti oncologici terminali SAMOT Catania, abbiamo avuto il problema di alcuni pazienti dimessi dall'ospedale positivi. E non c'era la possibilità di poterli assistere, perché noi come pazienti positivi Covid non siamo autorizzati all'assistenza. Finché questo paziente con la moglie positiva, un paziente SLA, quindi non stiamo parlando di una passeggiata di salute, certo, è dovuto andare all'hospice di Caltagirone. Cioè il disagio del paziente è stato immenso. Quindi poi è dovuto ritornare per forza a Messina, all'ospedale, quindi ti dico, si creano un meccanismo di disagi incredibili. Quindi c'è un disagio anche adesso in questa seconda ondata? Assolutamente. Sì, quindi noi stiamo non ha insegnato nulla. Ma assolutamente. La prima fase, quella dell'emergenza pandemica in Sicilia in particolare, perché stiamo parlando della Sicilia, senza parlare di Milano, chiaramente di tutte le altre RSA in Liguria, Emilia, perché veramente ne abbiamo registrati di focolai tantissimi. Però da noi tutti questi contagiati. Cosa si è fatto? Chi sta assistendo oggi i soggetti fragili? Guarda. Chi va a casa delle persone che sono da sole, che non sanno come potersi difendere e non sono protette da nessuno e hanno bisogno di assistenza medica e sanitaria, non soltanto i malati di Covid, come giustamente diceva Mod. Umberto, io ti voglio ripetere le parole che io, quando le ho sentite a febbraio, ho pensato è fuori di testa. Il mio responsabile delle cure palliative, che non solo è un medico di base importante, oltre ad essere responsabile delle cure palliative, mi disse a febbraio, stiamo parlando ottobre, da noi positivi non è che non ce ne sono, non ci sono i tamponi, appena arriveranno i tamponi anche da noi, vedrai cosa succederà anche a Catania e tutto il resto del contesto. Questo ti detto a febbraio, che noi non ne sapevamo nulla ancora di Covid. Ed era il periodo in cui mancavano già le mascherine, i reagenti. Non c'erano i tamponi. Quel giorno mi disse a fine febbraio, da noi non è che non ci sono, da noi non arriveranno i tamponi. E quando arriveranno i tamponi, vedrai come il nostro vicino di casa o il nostro collega di scrivania, vedrai quanti positivi ci sono asintomatici. Perché noi, a differenza della Lombardia, saremo molto più asintomatici rispetto al nord, per varie motivazioni che poi si scopriranno. Oggi io ti dico che
non si è fatto nulla perché non si era preparati a questi numeri alti di positivi. Oggi io non ti dico che io ho la soluzione, perché se così fosse. Non ce l'ho la soluzione. Io ti dico che se già l'USCA, oggi parlavo con uno dei responsabili all'ASP, i medici dell'USCA sono dei giovanissimi medici appena laureati. Hai letto, non so se hai letto, che ad alcuni infermieri gli hanno abbonato le ultimissime materie e li hanno fatti laureare perché era necessario che... Quando tu a casa di questi pazienti Covid mandi dei medici di 22-23 anni... Che non hanno esperienza e formazione. Senza nulla togliere, certo, alla sicuramente preparazione accademica. Certo. Però quando l'USCA è formata da medici di 22-23 anni, già io ti domando che tipo di assistenza vuoi creare. Certo, quindi grosse lacune sotto questa storia. Assolutamente. E allora, a proposito delle RSA, sentiamo Milena Gabbanelli, che nella puntata della sua rubrica Data Room sul Corriere della Sera si è occupata delle RSA, spiegando come il sistema di welfare pubblico, e poi sentiremo Modrina, ha di fatto quasi interamente appaltato alle strutture private l'assistenza ai più fragili. Sentiamo Milena Gabbanelli, Data Room. Dunque, siamo il paese dove si campa più a lungo, siamo un paese di vecchi, più di 4 milioni di persone hanno più di 80 anni, di cui 2 milioni e 2 più di 84, ed è la cosa migliore che ci possa capitare, è quello di diventare vecchi. Bene, siamo anche il paese che fa meno figli, quindi un esercito di solitudini, e ad un certo punto cosa succede? Chi si prende cura? Allora, case di riposo, siamo tra gli ultimi in Europa per numero di posti letto, ne servirebbero 600.000, ce ne sono 200.000, e poi il tema è chi le gestisce, perché il privato profit è sempre più in avanzata, ormai è arrivato al 25%, i comuni sono al 26% resistono le cooperative, il profit al 40, il no profit al 48%, Il tema è che a guadagnarci sono solo i privati profit, no? Vediamo le grosse aziende, dal gruppo Cossa, al Corian Segesta, Sereni Orizzonti, il San Raffaele, il gruppo Gheron, guadagnano tutti. Il privato perde, cioè il privato no profit si arrabatta. Il pubblico ci perde quasi sempre. Abbiamo tutti i dati per dimostrarlo. Quanto paga un ospite in una casa di riposo? 3.000 euro al mese, di cui la metà a carico della famiglia e la metà lo dà al pubblico. Mediamente, poi cambia da regione a regione, ma la sostanza è quella lì. E allora uno si chiede, ma perché i privati ci guadagnano? E se vai a vedere... Intanto in una settimana c'è un'ora e mezza di assistenza in meno. Ci sono delle regole di ingaggio diverse per gli infermieri, per esempio, 1.600 guadagnano nel pubblico, 1.200, 1.300 guadagnano nel privato, poi sì, saranno anche un po' più manageriali. Intanto la malattia nel pubblico la paga il pubblico, nel privato la malattia la paga l'INPS. Peraltro. Quindi poi ci sono le case famiglia che coprono 50.000 posti, non prendono contributi pubblici, si paga 1.800 euro al mese, al massimo 7 posti, li controllano ogni tanto i NAS come fanno nei bar, sono i luoghi dove sono stati denunciati più abusi. Allora, io però mi chiedo, abbiamo scoperto con il Covid gli orrori della casa di riposo, come se non lo sapessimo prima. Però mi chiedo, ma tu vorresti finire in uno di quei posti lì? No, e la prova è che la degenza media sono 12 mesi e purtroppo ci si va quando la badante non basta più. Brutto, eh? È abbastanza brutto. Però c'è da dire che il ministro Speranza ha incaricato una commissione di saggi con scrittori, esperti, registi, eccetera, per capire il problema degli anziani, no? Cioè non prendiamo in mano la situazione, cavolo, e cerchiamo di rendere dignitosa il fine vita di queste persone che hanno contribuito a creare quello che abbiamo alla fine, e non è spazzatura, Cribio. No, adesso questi saggi penseranno,
sicuramente si scambieranno delle idee, saranno anche molto utili e magari diventeranno un libro. Magari diventeranno un libro, il finale ironico della grande giornalista e scrittrice Milena Gabanelli, che appunto faceva riferimento al libro scritto da Speranza a fine luglio, credo, sulla fine del Covid, peraltro, insomma, è scivolato sulla classica buccia di banana. Ma torniamo all'argomento centrale. Modorina, i prezzi che sono stati annunciati in questo breve contributo da Data Room del Corriere della Sera sono reali anche in Sicilia, 3.000 euro al mese e poi nelle RSA e 1.800 euro al mese nelle case famiglie? Allora, è tutto da rivedere il discorso che ha fatto la Galbanelli, perché da noi è tutto abbastanza diverso. Intanto vorrei iniziare facendo una premessa, perché ne hanno parlato un po' tutti e vorrei cominciare il mio discorso parlando di quell'infelice uscita del presidente della regione Toti. Sì. In Liguria, quando ha detto che per fortuna non erano quei 22 deceduti, erano persone in pensione. Allora, ha parlato che oltre i 70 anni. Se consideriamo che ancora a 70 anni sono indispensabili. Se ancora a 70 anni, diciamo, ci sono tante persone che purtroppo per le leggi nazionali ancora sono obbligate a lavorare, vorrei capire lui a cosa si riferisse, anche perché nei settantenni ci potrebbe essere anche un suo parente, un suo fratello, visto la sua età. Fatta questa premessa, Umberto, l'organizzazione di RSA e case di riposo, che sì, non sono mai la stessa cosa, sì, almeno in Sicilia, non mi allargo più di tanto fuori dal nostro contest, sono due cose assolutamente diverse. L'RSA, Residenza Sanitaria Assistita, è l'acronimo, sono tutte quelle strutture che in convenzione con la Regione permettono a tutti quei pazienti, laddove non ci sono le necessarie supporti da parte della famiglia, di avere per due mesi un ricovero per una riabilitazione, che può essere una riabilitazione neurologica, che può essere una riabilitazione cardiaca, respiratoria, fisica per post frattura. L'ASL ti garantisce per due mesi, il primo in forma assolutamente gratuita, certa, il secondo in valutazione, un posto letto dove tu, a parte appunto l'alloggio e tutto, hai la riabilitazione garantita. Quindi lo Stato paga la regione, il quindi servizio Stato, sanitario certo, regionale ti paga la riabilitazione. Sì, quindi una parte. Il compenso è totale, sì. Tu non quindi infatti vitto e alloggio invece sono a carico della famiglia? No, completamente a carico dell'ASP. Ah, quindi due mesi massimo? Due mesi massimo con un terzo in valutazione. Con un terzo in valutazione che se te lo avvalorano, tu sì, devi pagare la metà della cifra. Ecco, in totale, grazie per queste spiegazioni. In totale la cifra che l'ASP passa a questa RSA al mese varia dai 1.500 ai 1.800 mensili. Per paziente accolto. Questo parliamo delle RSA. Veniamo alle case famiglie. Case di riposo e case famiglie. Intanto la differenza tra RSA e case di riposo, se me la puoi sintetizzare. L'RSA è gratuita. La casa di riposo intanto non ti fa riabilitazione gratuita e poi a pagamento. Non esistono case di riposo dove c'è la riabilitazione gratuita. E dove c'è l'assistenza dello Stato. Però in accordi con centri di riabilitazione, famosa Oda, Pecorino, CSR, li nomino tutti prima che poi, certo, possono essere autorizzati, previo una documentazione burocratica, a fare riabilitazione all'interno di queste case di riposo, anche in casa famiglia. Quindi puoi non andare in RSA, ma puoi andare direttamente in casa di riposo e attivarti il servizio di riabilitazione dei centri autorizzati dall'ASP dentro la casa di riposo. Sono autorizzati. Bene. Casa di riposo e casa famiglia. Per legge, per regolamento, anche perché i NAS da noi girano tantissimo, a differenza di quello che ha detto la nostra giornalista, da noi girano tantissimo i NAS e girano con molta attenzione rispetto a questi ultimi anni. Prima c'era un po' di lasciamo andare, sì, no, adesso l'attenzione è massima. Le case famiglia sono quelle strutture a 10 posti letto dove possono entrare solo pazienti così definiti autosufficienti.
La casa di riposo invece ha una possibilità recettiva molto più ampia, quindi casa famiglia minimo quanti? Ma loro non autosufficienti, no. Su 10 posti, perché le case famiglie sono a 10 posti. 10 posti massimo. Possono tenerne uno. Poi nella realtà non è mai così, perché nel principio della normativa comunale, nel momento in cui il paziente diventa non autosufficiente, dovrebbero mandarlo via. E questo ha, per chi è addetto ai lavori e ci sta seguendo, sa che è un problema annoso che dovrebbe essere risolto a monte, perché tu, dopo che tieni un paziente 10 anni, 5 anni, 6 anni, 2 anni, appena ha un ictus, ha un'invalidità, gli dici, fai il foglio di via e tanto piacere. Non funziona così, non stiamo parlando di non so, di una cosa, stiamo parlando di un anziano, di un quotidiano, di fiducia, cioè stiamo parlando di vita. Ricordiamoci sempre che un anziano è una parte della nostra storia. Quindi, fate queste precisazioni. La casa di riposo invece ha una possibilità recettiva molto più ampia, nel senso che possono variare anche di fino a 80-100 posti, non ha limiti particolari, cambia in base al numero di posti, cambia l'organizzazione, e come possibilità per gestire le persone non autosufficienti hanno appunto una possibilità più ampia di target da... Dobbiamo anche dire, a proposito di questo, che spesso dalle nostre parti ci sono le case lager, cosiddette case di riposo lager. Incominciano ad essere veramente poche. Cioè, perché ricavati in appartamenti. Incominciano ad essere veramente fortunatamente poche. Il famoso film Ficarra Picone, Docet, certo. Purtroppo qualcuna in posti specifici del nostro territorio esistono. Ho fatto anche qualche segnalazione in alcuni posti, di alcuni posti, perché non è una cosa gestibile, uscire scocciatati. Al di là questo dei maltrattamenti, al di là dei maltrattamenti registrati anche con le telecamere nascoste, chiaramente con l'intervento dei NAS e non soltanto, e quindi purtroppo sono venuti a galla tante situazioni. Però ti devo dire che su Catania c'è molto, sono nati dei controlli incrociati, per il quale incomincia a essere un po' difficile, non ti dico impossibile, ma ci sono, e i prezzi non sono da 1800 euro certo rispetto al nord, perché no. La Gabbanelli, la casa famiglia di territorio del nord Italia, la casa famiglia se chiedesse 1800 euro non aprirebbe neanche. E quanto è la media? Ma la media va dai 1000-1200, non 900 in una casa famiglia. Di quelle seguite 950. Chi va in casa famiglia? Ma in casa famiglia sai quanti anziani tu ritrovi? Perché? Ti spiego, anche perché il discorso che ha fatto non mi veste. Io lavoro nel mondo della sanità degli anziani da quasi 22 anni. La casa famiglia, la casa di riposo, l'assistenza all'anziano, io ti devo dire che è cresciuta tantissimo. Nella casa famiglia ci trovi, sì, quel soggetto che per varie patologie non è più gestibile a casa, perché lavoriamo tutto il giorno, lasciarlo solo o lasciarlo nelle mani delle badanti che lascia sempre il tempo che trova, non è più fattibile. La casa di riposo oramai è cresciuta, tu trovi strutture che veramente creano. Io lavoro in posti dove, che lavoro anche in casa di riposo, dove la mattina gli fanno fare un po' di ginnastica da risveglio, il pomeriggio c'è l'ora della lettura, il sabato va il prete, e non sono cifre così lontane dall'assistenza con la badante. Ecco, sì, quindi capito. Anche perché se la badante deve essere, deve essere H24, se gli appoggi una badante per alcune ore al giorno, insomma, lo lasci solo per altro. Tutto. Ma poi dipende anche cosa fanno i familiari, se hanno voglia e pazienza. Sai Umberto, e voglia di sacrificio. Sai qual è il problema? Che tanta gente ormai, con le difficoltà economiche che ci sono, l'anziano se lo tengono a casa e si gestiscono la pensione dell'anziano. Beh. Perché è questo l'aneddoto drammatico. C'è stato anche qualche caso di qualche anziano morto. Secondo me più di qualche caso. Il cui decesso è stato nascosto, dopo tanto tempo. Tipo anche 10 anni, 15 sì, anni. Sì. Purtroppo questi sono episodi dove ti fa capire che la gente veramente è messa male. C'è una crisi economica non indifferente. A proposito di questo, di crisi economica, il Covid ha tagliato le gambe a tanti esercenti, commercianti, ristoratori, insomma, ha creato una fascia di gente che non riesce più ad arrivare a fine mese, ancora più vasta rispetto a quella che avevamo prima del Covid. Già in Sicilia i numeri erano tanti, quindi Caritas, si arrancava. Locanda del Samaritano, la comunità di Sant'Egidio, l'Help Center, insomma, sono sempre più pieni per un pasto caldo al giorno, almeno un pasto caldo, e di questo se ne parla poco.
La crisi economica legata al Covid, con molte sale cinesi che hanno chiuso, perché poi a catena tutti vengono coinvolti, più o meno tutti, tranne gli impiegati statali che magari hanno il bonifico a fine mese. Tutto questo chiaramente incide sulla città. Ma qualcuno sta già pensando a cosa potrà avvenire domani, quando speriamo il Covid sarà soltanto un ricordo? Umberto, io voglio fare una segnalazione. Tu mi hai detto, se lo vuoi dire, dillo, però stai attenta. Io te lo dico perché l'ho visto, perché sì, te lo posso fotografare nel senso più fisico del termine. Mi chiudono il ristorante, mi chiudono il bar, mi chiudono i chioschi. Ma quella è gente che, specialmente ormai, che ha fatto sacrifici, no? Certo. Io allora ti dico, perché la mattina alle 7 i carabinieri, la polizia, i NAS, tutti quelli che hanno chiuso, i vigili urbani, perché non vanno dentro le ASP e vanno a verificare gli assembramenti che ci sono? Tu dici per le file? Per le file, certo. Per il ticket? Tutta quella gente. Per la prestazione? Per la, diciamo, prestazione, perché non puoi, obiettivamente, non puoi più entrare e assembrarti dentro, quindi non ti fanno entrare e ti fanno assembrare fuori. Inevitabilmente. Quindi sei assembrato fuori da questi posti, ma anche alla posta, non è che sto dicendo niente che nessuno veda. Oppure davanti ai laboratori. Bravo, davanti ai laboratori di analisi private, eccetera, eccetera. Tu lo sai che io, come addetta ai lavori, tamponi me li faccio privatamente, che me li pago io. E sai quanti operatori in amicizia si fanno i tamponi, perché per molti di noi ancora non c'è stata questa convocazione. Certo. E io, un padre grande, ho dei figli, una famiglia, noi giriamo, lavoriamo all'ASP, noi i tamponi ce li facciamo in amicizia. Mi fai un tampone appena hai 5 minuti? Quindi non siete rientrati nel numero di quelli che avrebbero dovuto farlo in maniera obbligatoria e assolutamente indispensabile? Ma assolutamente, anzi, se vuoi te ne racconto una. Purtroppo un mio caro amico lotta a San Marco dal 26 di questo mese, di ottobre, però è stato in isolamento domiciliare per 10 giorni a casa. Alla famiglia, cioè alla moglie, che ha un bambino di pochi mesi, l'hanno mandata a chiamare solamente oggi per fare il tampone, ed è chiusa a casa dal 16 di ottobre la moglie di questo mio amico. Tu ti rendi conto quanti giorni ha aspettato prima della chiamata per il tampone? Quindi non è potuto uscire di casa, non è potuto andare a lavorare. Non è andata a buttare la spazzatura, non ha fatto nulla in attesa della chiamata per il tampone. E l'hanno chiamata solamente oggi. Situazioni, diciamo, imbarazzanti, situazioni incresciose che si stanno registrando non soltanto in Sicilia ma anche da altre parti, proprio perché c'è un problema anche del tracciamento, perché non abbiamo pensato al tracciamento. Noi, arrivati ai primi di giugno, abbiamo detto ok, andiamocene in vacanza, chi può, perché il Covid è soltanto un ricordo. E invece non è così, come stiamo vedendo con questa seconda ondata che sta mettendo in allarme soprattutto chi non è ben attrezzato dal punto di vista sanitario, la Sicilia, Italia, alla sanità, eccetera eccetera. Adesso non stiamo qui a ripetere cose che, Umberto, abbiamo già detto mille volte. E il tracciamento chi lo dovrebbe fare? Che molte certamente mamme... non l'app Immuni, non ma molte mamme neanche Immuni lo comunicano, che non mandano a scuola i figli perché hanno la febbre, per evitare tutta la trafila. È vero, c'è gente che si nasconde, ma ce n'è gente parecchia, gente che se ne va anche a lavorare, eh? Ce n'è parecchia. La moglie del tuo amico è rimasta a casa, ma molta gente se ne va fuori, eh? Umberto, io ho avuto un raffreddore, venerdì ho fatto il tampone, perché è giusto fare i tamponi a pagamento. Pagamento, cioè, chiaro, quello manco lo metto in consiglio, cioè, però devi dire che rispetto al nord da noi si pagano di meno, cioè una cinquantina di euro, il sierologico lo paghi una trentina di euro, al nord ho sentito parlare che anche 180 euro lo paghi un tampone, quello d'emergenza, quello là proprio immediato. Guarda che il tampone veloce è... ora ormai alle ASP fanno così, sì, tu ti metti in coda, San Giorgio, San Luigi, dove sono i distretti, loro ti fanno intanto il tampone rapido. Poi, se il tampone rapido risulta positivo, ti fanno il tampone quello normale, il classico. Il sierologico. Il tampone, sempre il tampone. Molecolare, quindi. Molecolare. Perché comunque il tampone veloce ha un'attendibilità, ecco, altissima. Bisogna anche cominciare a parlare di tamponi veloci da fare a scuola. A scuola, in farmacia, laddove è possibile. Ma anche al nord a casa, già in farmacia li fanno. A Modena ci sono molte farmacie che già ti prendono l'appuntamento e tu vai a fare il tampone. Si può fare anche dal medico di famiglia.
volendo. Già a Modena funziona così. A Modena sì, perché è Emilia Romagna. Un'altra Italia, un'Italia. Lo so. Proprio già. Allora, così. Torniamo alla nostra Italia, all'Italia del Sud, la Sicilia, crisi economica chiaramente acclarata, si allarga sempre più questa fetta di gente che non riesce a mettere qualcosa a tavola, e sono sempre più famiglie che fino a qualche anno fa vivevano in maniera modesta, ma comunque in maniera dignitosa. Cosa si sta facendo? Ci si sta muovendo a livello amministrativo? Qualcuno si sta già preparando? Sentiamo Emiliano Abramo, il responsabile regionale della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno caro direttore, buongiorno agli amici di Sicilia Press. È un tempo depressivo quello che stiamo vivendo, direi che siamo al si salvi chi può. Ognuno di noi è in preda alle proprie difficoltà, soprattutto le parti economiche della nostra città, penso ai commercianti e ai ristoratori che abbiamo visto in piazza, in preda ai propri problemi, e questo rende più complicato un pensiero più articolato e inclusivo. È un tempo in cui andiamo avanti aspettando le parole del Presidente del Consiglio e i suoi DPCM, ma abbiamo poca coscienza, direi che siamo quasi in preda a un impazzimento forse legato all'angoscia, all'ansia di questo tempo. In fondo lo scorso lockdown è passato solo pochi mesi fa e le stesse dinamiche, ovvero il DPCM e la conferenza stampa di Conte, lo vivevamo in modo diverso, riconoscevamo al Premier un ruolo di responsabilità verso la salute della popolazione. I DPCM, anche se limitativi, venivano visti come funzionali alla sicurezza della gente. Oggi invece sembra quasi, e non parlo della persona di Conte, ma del suo ruolo di Premier, che sia antipatico il suo modo di fare, i DPCM sembrano quasi che ci privino, quasi un abuso rispetto alle nostre vite e alla nostra quotidianità. Allora ci vuole più saggezza e dire che ci sono dei problemi concreti, che non siamo al si salvi chi può, ma che bisogna invece avere un pensiero unitario, solidale, dove entrano dentro le necessità di tutti. Ecco perché bisogna essere attenti, in modo particolare lo Stato, alla rabbia della gente che è scesa in piazza, perché se non è lo Stato, la Chiesa, la parte sana della società ad ascoltare questo grido di rabbia, lo farà qualcun altro, come è successo a Napoli con la Camorra, a Roma con la destra estrema, a Catania con la mafia, che addirittura ha stretto nella morsa dello strozzinaggio alcuni ristoratori in difficoltà, come abbiamo ahimè già letto nella cronaca giudiziaria. Allora questo tempo difficile è un tempo che chiede ascolto, ma anche serietà nel sedersi tutti intorno a un tavolo. Come comunità di Sant'Egidio abbiamo iniziato una proficua interlocuzione e sia con il governo regionale che con il governo della città, proprio per trovare risorse economiche che non vanno sperperate e che diano la possibilità alla gente di aver pagato utenze e soprattutto quella povertà che è la povertà alimentare, che stringe la Sicilia oramai da troppo tempo. Ecco, noi vogliamo tenere le porte aperte sapendo che è la casa più prossima alla povertà della gente. Tante sono le richieste, sono oramai direi diverse migliaia per quel che riguarda Sant'Egidio, da anziani con il Covid soli che hanno paura, ai loro figli lontani che non riescono a rientrare in Sicilia anche se ci segnano la vita dei loro genitori, e ancora ristoratori, commercianti che oggi si trovano in una condizione di indigenza, stranieri senza fissa dimora, tutto questo in condizioni in cui è difficile mantenere misure di sicurezza se non attraverso un'educazione anche del povero e della gente che bussa alla nostra porta. Faccio un esempio di una nota eroica, di un modo di sedersi intorno a un tavolo per dire che tutti possiamo vivere questo tempo con saggezza. Sono colpito alla risposta di tanti giovani che in un tempo così difficile, mantenendo le misure di sicurezza, la mascherina e tutto ciò che serve, continuano a guardare la vita dei deboli, in particolar modo dei bambini, prima aiutandoli a studiare di presenza, poi promuovendo attività a distanza e infine raccogliendo generi alimentari davanti ai supermercati. Insomma, c'è una via solidale per uscire dalla crisi, ma c'è una via di responsabilità che riguarda ciascuno di noi, persone singole e istituzioni.
Grazie dunque per questo contributo ad Emiliano Abramo, responsabile regionale della comunità di Sant'Egidio. Torneremo su questi argomenti che sono molto delicati ma poco trattati dai media, perché chiaramente tutti parliamo di numeri, parliamo di RT, parliamo di lockdown, ma non parliamo poi della vita reale, che è quella che coinvolge migliaia e migliaia di famiglie dalle nostre parti. Parlo ovviamente di Catania, provincia, ma della Sicilia in generale. Modrina, con quale spirito si va al lavoro la mattina nell'emergenza Covid, nelle case di riposo, case famiglia, nelle RSA? A casa dei pazienti. A casa dei pazienti. Allora, assistenza vera e propria domiciliare. Allora Umberto, te lo dico molto emozionata, perché io, quando le persone mi dicono ma come fai a fare questo lavoro, ad assistere i pazienti oncologici terminali, io ti rispondo sempre una cosa, e chi mi conosce, che mi sta seguendo, sa, perché è il mio mantra: non riesco ad immaginarmi in un lavoro diverso. Oggi io faccio un plauso a tutti i miei colleghi medici, infermieri, agli OS, ai fisioterapisti e a tutti coloro che, come me, più di me, vanno a casa dei pazienti, perché ogni volta che suoniamo un citofono, non ti nego Umberto, che ti passano tante cose in mente. Siamo obbligati a chiedere mascherine, distanziamento, comprensione, e in momenti dove il Covid per queste famiglie è veramente l'ultimo dei loro problemi, non è neanche facile interagire. Quindi io vorrei che ci fosse più spazio per tutti questi operatori silenziosi che ogni giorno, lockdown o non lockdown, Natale, Capodanno e Ferragosto, sono in giro come me, più di me, ripeto, per assistere queste persone. E avete visto anche nei titoli della nostra redazione che già 6 operatori del 118 di Siracusa sono risultati positivi, quindi c'è un piccolo focolaio all'interno del 118 dell'organizzazione appunto a Siracusa. Poi ci sono focolai insomma anche nelle RSA, Mirabella e Imbaccari, su tutte. Ieri abbiamo parlato degli ospedali di Giarre e di Acireale, abbiamo avuto appunto i portavoce dei comitati cittadini per quel che riguarda questi ospedali Covid. Il tuo pensiero personale, Modrina, sul discorso: è giusto avere un reparto in ogni ospedale Covid o era meglio fare degli ospedali Covid soltanto? Ma guarda, il tuo pensiero. Sì, tu sai benissimo che si stava riattrezzando il Vittorio Emanuele e poi tutto è finito nel nulla. Io partirei da lì e mi farei qualche domanda. Grazie, grazie, come al solito sempre trasparente e significativo l'intervento di Modrina, assistente sociale, qui all'interno dell'informazione raccontata, per raccontarvi appunto il territorio e questo periodo estremamente complicato. Adesso diamo la linea alla regia, tra poco torniamo con l'informazione raccontata e torniamo a parlare ancora una volta di emergenza economica e non soltanto, anche sociale, perché aver con l'ultimo DPCM penalizzato lo sport significa anche creare problemi di non poco conto dal punto di vista psicomotorio ai ragazzi, non ci pensa nessuno. Abbiamo voluto parlare oggi di anziani prima e ragazzi dopo, perché bisogna sempre proteggerli e bisogna avere grande considerazione, e quindi questo è importante. Ne parleremo tra pochissimo dopo il break pubblicitario. Quando la passione diventa mestiere. Paper Service di Rodolfo da Pisarda. Arredi per uffici, cancelleria, armadi metallici, armadi spogliatoio, classificatori, banche, casseforti e molto altro ancora, come macchine per ufficio, informatica, telefonia, TV monitor, videoproiettori e macchine fotografiche. Paper Service riserva la vendita ai possessori di partita IVA.
Paper Service si trova a Catania, in via Enrico Fermi, numero 3, numero 5. Eccoci nuovamente in studio, un saluto particolare a tutti gli amici che ci seguono in televisione sui canali 87 e 666 del Digitale Terrestre, su Prima TV. Ricordiamo l'appuntamento con l'informazione raccontata ogni giorno alle 14 ma anche alle 21, e poi siamo sui social in diretta su Sicrepress e sull'informazione raccontata, oltre che su Prima TV parliamo chiaramente di Facebook. E vado a salutare subito l'ospite che mi ha raggiunto in studio, il mio amico Roberto Leonardi, presidente della Real Pirandello. Sì, infatti, che è una scuola calcio e non soltanto, una sorta di accademia che è affiliata anche con il Valencia, sì, la famosa società spagnola. Ecco Roberto, scuola calcio, voi avete diversi punti dislocati in provincia di Catania, Mascalucia, San Giovanni la Punta, dimentico qualche altro posto? Battiati. E Battiati, ecco. Tre mestiere etneo. Ecco, qual è la situazione ad oggi? Siete aperti? Avete chiuso con l'ultimo DPCM? Cosa sta succedendo nelle scuole calcio? Beh, intanto grazie per avermi invitato, perché mi ha portato qua a poter esprimere magari il mio pensiero su questo fatto del Covid-19. È una situazione un po' particolare, dove noi non eravamo completamente abituati, perché ha trasformato il mondo, ma il mio più grande dispiacere, Umberto, tu lo sai, io amo stare con i ragazzini, è che vengono danneggiati moltissimo i bambini per quanto concerne lo sport. Poi è un'altra cosa, la vita, ecco, è, ma chi cosa fa sport ha dei benefici anche a livello psicomotorio, sì, ricordiamolo, certo, cioè, non è soltanto certo. Il fattore agonistico o fisico, ma oggi i ragazzi hanno bisogno della psicomotricità, certo, esatto, a livello motorio, a livello educativo, a livello in certo, tutti i sensi, a livello di regole, qualcuno, a livello anche di sfogarsi fuori, qualcuno, uscire, a livello di CTS in generale, sì, certo, ha messo da parte questo aspetto, perché le scuole calcio, così come nelle scuole, c'è grande attenzione per le norme che riguardano appunto il Covid, e quindi igienizzazione, controllo, certo, della temperatura, autocertificazione, uso delle mascherine, igienizzazione e mascherine, sì, sì. Quindi al momento siete aperti o chiusi? Al momento siamo aperti, stiamo facendo solo esercizi di tecnica individuale, praticamente abbiamo i ragazzi distanti in 4-5 metri di distanza, ognuno ha il suo pallone. Adesso noi come scuola calcio, non so se gli altri lo hanno fatto o meno, è una cosa che abbiamo deciso di fare noi, non stiamo facendo entrare i genitori nella struttura, i genitori evidentemente si rendono, stanno in macchina, aspettano i bambini che finiscono la lezione, i bambini vanno là, aspettano la macchina e se ne vanno a casa, così noi evitiamo di fare assembramenti, di mettersi a parlare i genitori, magari unirsi, prendersi un caffè. Purtroppo la situazione al momento è questa e non si può fare altro che seguire le regole, che secondo me seguire le regole è importante, perché se uno segue le regole si può vivere anche a fare sport normalmente, quasi normalmente, diciamo. E questo sarebbe quasi, sottolineo, diciamo quasi. È tutto un mondo, lo ricordiamo, che viene penalizzato, certo, è tutto un mondo in assoluto, quindi non soltanto i bambini e le bambine dal punto di vista psicomotorio, ma anche chi sta dietro a, certo, tutte le organizzazioni, perché comunque però porta un pezzo di pane a casa. Non lo dimentichiamo, certo, stiamo parlando di sport di base, per questo motivo anche a livello nazionale c'è un manifesto di cui è autore Berruto, ex Mauro Berruto, ex, sì, allenatore della pallavolo a livello nazionale dell'Italia, che è stato accompagnato in questa sua diciamo richiesta al governo da Fabio Pagliara, sì, perché Fabio, riguarda, sì, lo sport di base, certo, seguendo tutte le norme del caso, ma per farlo ripartire. Stiamo aspettando l'ultimo DPCM, evidentemente. Stasera dovrebbe arrivare, e stiamo col fiato sospeso, evidentemente. Allora, al momento ai bambini, come spiegate ai più piccoli, per esempio, che non si può fare la partitella? Beh, adesso i bambini, diciamo, io sono chiaro nelle mie cose, si stanno abituando, ma all'inizio è stato terribile, perché i bambini non ci ascoltavano, si abbracciavano fra di loro, si toccavano, stavano vicini. Adesso i bambini mettevano dei coni, dei riferimenti cinesini e coni, con odori diversi, teniamo distanti, abbiamo comprato le reti apposta, ognuno della rete all'interno del suo pallone può palleggiare, può tirare, può fare, però non può stare un'ora sempre a palleggiare, logicamente bisogna anche fare una variante, cambiare esercizi, certo, per poter fare tecnica individuale, ma non possono fare la partita.
partita, sì, certo, ma sembra meglio di niente, sembra meglio tenerla a casa chiusi dentro una stanza, perché però io quello che volevo dirti a te, io sono convinto, io su alcune cose del governo sono d'accordo per quanto riguarda lo sport, che purtroppo stiamo vivendo una situazione un po' particolare, però se noi rispettiamo le regole lo sport si può fare tranquillamente, specialmente all'aperto. Perché all'aperto tu lo stai, sei stato da noi, già è stato anche ospite da noi, le strutture sono grandi, certo. Già mettendo 10-15 bambini un gamba 8 hanno tutto lo spazio che vogliono. Io penso che sia più rischioso invece, se non rispettano le regole, a scuola, perché a scuola sei attaccato a banco con l'altro bambino, sei a 20 centimetri, a un mezzo. Questo metro. È anche vero, Roberto Leonardi. Nelle strutture, se hai più spazio, strutture all'aperto, sei più largo, quindi è più difficile. Questo è anche vero, anche perché spesso. Secondo il mio punto di vista, poi non sono un medico. A scuola si osservano certe norme, poi certo. All'uscita. I ragazzi stanno insieme, sì, poi magari si vedono nel pomeriggio da qualche parte. Sì. Io difatti l'altro giorno sono stato, quel giorno che hanno chiuso, che il governo non so cosa ha fatto, quella chiamano così pazzoide, hanno chiuso, poi hanno riaperto, non sanno neanche loro cosa devono fare, perché ognuno deve avere il suo compito nel governo, non sono un politico per carità, ognuno deve fare un ministro della difesa, uno degli interni, uno della scuola, della sanità e così in via. Questo caso sono i comitati tecnico-scientifici che intervengono. Sì, sì, però se uno fa una cosa, io che sono appartengo allo sport, devo sapere cosa sta succedendo a casa mia, no? Ma io visto lo sport non sapevo niente. Certo. Quindi abbiamo dovuto chiudere per due giorni praticamente. Quindi quelli che vengono danneggiati più che altro sono i bambini che sicuramente soffriranno in silenzio, magari noi grandi ci sfoghiamo, i bambini no. Poi la domanda che mi fanno spesso i bambini, dicono perché mister o presidente, quello che sia, i giocatori in Serie A si abbracciano, si baciano, in Serie B si danno i 5, noi non possiamo neanche fare la partita? Io onestamente... Bagliola a spiegare. È una domanda che non so rispondergli, non certo. Gli posso dire che il calcio penso, presumo che sia la quarta industria dell'Italia, quindi servono i soldi. Certo, allora, e quindi deve andare avanti anche senza pubblico, ma deve andare senza avanti. Senza pubblico sta andando avanti, da un lato è buono perché uno che ha passato di sport come me, vedo le partite almeno passi sì. Il tempo. Sì, certo. Però penso che non si dovrebbe esagerare, almeno quando c'è l'esultanza del gol. Anche perché entrano in campo distanziati, certo. E poi si abbracciano. Poi si abbracciano. No, come era all'inizio che magari si esultavano, sai, io ho fatto calcio giusto tanti anni, quindi magari corri, esulti, pazienza, fai una corsa, insomma, certo. I bambini mi fanno queste domande qua, non solo a me, ci rimangono male i bambini. Abbiamo visto delle immagini, chiedo alla regia di farcele rivedere, che riguardano una protesta avvenuta stamattina in Piazza Università, sì. Per quel che riguarda lo sport di base, no? Ci sono anche palestre, salute e benessere, ma vengono la distanza sto vedendo, sì. Qua, insomma, domani sentiremo anche le testimonianze nelle interviste di Sandro Gaglio, ma intanto gente che anche qui penalizzata dall'ultimo DPCM. Che sì, infatti noi dovevamo iniziare con la palestra martedì scorso a San Giovanni della Punta, il sindaco Bellia purtroppo ci ha bloccati la palestra per bambini piccolini, per quando fa freddo, magari piove, li mettiamo all'interno per poter prendere l'influenza, perché adesso ormai anche se uno ha un semplice raffreddore, purtroppo non si sa se è il Covid, bisogna fare il tampone, stare 10 giorni a casa, entrare, uscire, passano 15-20 giorni. Di fatto oggi mi stanno rientrando 4 bambini che sono 20 giorni che sono a casa, perché un compagno di scuola ha preso il virus, è un'altra fila incredibile. Certo, una cosa certo. Incredibile. A catena. Ecco perché dico i bambini poverini soffrono in silenzio, che non tutte le persone del mondo, purtroppo non so perché, vedo questo servizio, ecco. Ci siamo anche noi, grazie a te, ci vanno sotto i bambini, sempre certo. I bambini ci vanno sotto, non capisco il perché, in qualsiasi cosa, io come marito e moglie si separano, chi la paga? I bambini, il divorzio, problemi che i bambini, i genitori si separano, i bambini pagano in qualche modo, i bambini modo. Pagano sempre, non capisco anziani perché. E bambini in questo periodo io mi riferivo stanno al fatto pagando. Del divorzio davanti ai genitori, pagano i bambini, adesso stanno pagando gli anziani, tipo mio padre, mia mamma che hanno 87 anni ed è pericoloso, dobbiamo farlo certo. Anche per loro. Lo scenario qual è a questo punto? Penalizzato lo sport di base, al di là dell'iniziativa di Berruto e Pagliara, delle firme, degli appelli continui a Spadafora, il ministro appunto dello sport, che tra l'altro ha litigato con Malagò, insomma non si sì, trovano assolutamente Cori, d'accordo. Sì. Sì, insomma in generale in Italia stanno parlando un po' tutti e la gente è disorientata, Roberto, certo, la gente in generale anche è noi siamo confusi, anche noi perché non sappiamo cosa succede domani, non sappiamo neanche se domani possiamo aprire o non possiamo aprire, ma il problema è purtroppo che noi come tanti enti sportivi, non solo il calcio, io parlo in generale, pallavolo, pallamano, pallacanestro, tutti i tipi di sport sono in Italia, tutte queste società come me hanno pagato un sacco di soldi per adeguarsi al coronavirus, abbiamo
diciamo noi, una alle norme. Alle norme, perché giustamente abbiamo una segreteria tutta chiusa, imballata, cielo, fa plastica, il plexigas, legno, tutto abbiamo fatto noi, certo. Tutto abbiamo fatto, tutto quello che c'era da fare, abbiamo una spalacata piena di volantini, lavarsi le mani, non si entra per volta, cose. Abbiamo speso soldi noi come tante altre società, certo. Ripeto, non solo di calcio. Ecco, ma vi siete sentiti con gli altri gestori delle scuole, sì, di, certo, calcio? Ci sentiamo, ecco, tutti i giorni. Pensate di poter fare un'azione comune, una lettera, un appello a Musumeci, a Conte, a Spadafora? Ma noi onestamente già a marzo, tramite i miei collaboratori, abbiamo fatto a base calcio, che è un'attività di base calcio, siamo più di 280 società che siamo affiliati per andare a parlare con la FCC a Palermo, direttamente a parlare a Roma, per andare a parlare con quelli di Roma, ma non ci hanno aperto neanche la porta. Siamo andati lì, hanno parlato, non dico chi era, abbiamo parlato un giorno e poi non ci hanno più neanche risposto al telefono, completamente. Ma intanto loro si sono presi i soldi, sia marzo, aprile, maggio, giugno, abbiamo pagato, ora adesso pure. Poi, hanno cosa avete pagato, no, alla FIGC? Pagiamo l'iscrizione, tassa FIGC, tassa scolastica, tesseramento, iscrizione di squadre. E Lopresti non è intervenuto su questa vicenda? Completamente. Lopresti, lo ricordiamo perché non lo sapesse, il presidente della FIGC Sicilia. Non ci rispondeva allora neanche a telefono, non so per quale motivo, io non lo conosco personalmente. Però quindi, so che la scuola calcio, poi siete andati a nome delle scuole calcio catanesi? No, abbiamo fatto un gruppo tutta la Sicilia. Tutta la Sicilia. E vi hanno chiuso la porta in faccia. Tu vai su Facebook, la trovi, e vi hanno chiuso la porta in faccia. Per cercare proprio le nostre idee, magari per ridurre l'iscrizione, per ridurre il testamento dei, insomma, bambini. I vostri suggerimenti, certo, da chi sta sul campo, evidentemente, certo, in tutti i sensi. In base alla nostra esperienza. In base alla nostra esperienza. E quello che manca in questi CTS, questi comitati tecnico-scientifici, sembra essere proprio l'esperienza, ma anche l'ascolto. Io non sono uno scienziato, io dico sempre nella vita ognuno deve fare quello che sa fare meglio, è inutile che faccia il macellaio se sono falegname o viceversa, perché se no si fa solo confusione. Però dico sempre che, cioè, prima di fare una cosa, secondo me bisogna ascoltare le persone adatte, poi magari prendere le decisioni, usando il cervello come si deve, prendere decisioni. Qua non parliamo di un chilo, certo, di pane, mezzo chilo di carne, qua parliamo di bambini, di ragazzi, di vite, parliamo di vite, appunto, di vite, esatto, umane. Perché i bambini, come dicevi tu, possono anche essere bloccato, traumatizzati, certo, certo, assolutamente, certo, perché, certo, qualcuno pensa ancora che in Italia lo sport sia passatempo, ma infatti e non è così, le società e non è così, che è difficile far capire che lo sport non è passatempo. Lo sport lo non sport è passatempo. La prima cosa è socializzare, divertirsi, portare le regole, è salute perché cresce, prendi aria, e anche la fisicità, l'organismo, a proposito di virus, diventa immune rispetto a tante, certo, malattie. Certo, perché riesce a immunizzarti rispetto, certo, a, tante, certo, a tante situazioni, in generale, sì, ovviamente, se non entriamo nello specifico. Quindi, guai a sottovalutare lo sport di base. Ma come ha detto l'altro giorno, non so se tu hai letto, penso di sì, perché il tuo lavoro, Adami e Daniela Adani su Sky, ha detto, sì, lo sport è una base importantissima, sono milioni e milioni di ragazzi che vengono tolti dalla strada, dai pericoli, quelli, ma che li circondano. Ma c'è chi, Roberto Leonardi, ancora oggi ritiene lo sport passatempo, e va bene. Sì, certo, io lo faccio tutto, perché, esatto, come se vai a fare la corsettina, la classica corsettina, e invece, certo, non è così. Non è così perché c'è gente che ci lavora, che si applica, che si specializza e che dà una mano importante nella crescita psicomotoria dei ragazzi, e diciamolo. C'è anche il settore giovanile, è chiuso, tutto, certo, chiuso, allievi, giovanisti, sperimentali, regionali. Ed è stato importante quello che tu hai detto, e noi ti ringraziamo per questo, quando i ragazzini della scuola calcio ti dicono perché in Serie A Ibrahimovic si abbraccia con non i suoi, sappiamo cosa rispondere. Ronaldo si abbraccia con i suoi compagni dopo, certo, un gol, perché noi non possiamo nemmeno giocare a pallone. Sì. Speriamo, incredibile, come fai a spiegarlo? Speriamo che non ci bloccano, che sanno problemi. Io spero che tutto passi, questa questione del virus, però neanche loro sanno che pesci prendere. È vero, è proprio così. Però Roberto, una cosa io volevo dire solo. In chiusura. Cosa, io volevo dire una cosa sola e poi magari, sì, chiudiamo, perché io ho lo stipendio, appartengo allo Stato, ho lo stipendio statale, però tutte quelle persone che lo Stato fa chiudere i negozi, bar, ristoranti e così via, penso che sia giusto prima dare i soldi e poi farli chiudere, perché queste persone, certo, devono vivere, hanno famiglia, certo, hanno mutuo da pagare, casa, luce, doppia luce, bar, o ristorante, quello che sia, è sbagliato. Cioè, tu dai i soldi alle persone, sai da 8 mesi che c'è questo virus, intervieni prima, certo, programma le cose prima, gli ospedali, le cose. Lo male. Dicevamo nella prima, cioè, parte della trasmissione, succede, l'estate è trascorsa serenamente, senza fare niente, come se nulla fosse accaduto. Nulla fosse. Il virus è un ricordo, il Covid invece non era vero, non perché è un rimasto. Ricordo, purtroppo. La seconda ondata, col caldo se ne va,
vedremo a ottobre. Tutti dicevano così. E a cominciare dai trasporti, dalle scuole, dagli ospedali che non abbiamo attrezzato. Sì, ma Umberto, ci ritroviamo in una situazione di emergenza. Io te li faccio chiudere, c'è sta lo sport, che poi c'è vive anche chi vive di sport, io no, non è il mio caso, io ho uno stipendio statale, ma bisogna pensare anche agli altri che non ce l'hanno, che campano giornalmente, certo, alzando la sala tutte le mattine, certo. Ora non la possono alzare più, quando sai come devono vivere queste persone, Umberto? Certo. Infatti. Come devono pagare le bollette, la luce, l'acqua, il latte dei propri figli? Come lo devono comprare? È quello che ci chiediamo ormai da tempo, perché diamo questa opportunità. Io ho litigato con un collega, purtroppo lo devo dire, un grande amarezza, a marzo, che diceva: ma 600 euro sono buoni. 600 euro non puoi comprare neanche il latte a un bambino, Umberto. Vero. Credimi. Quindi lo Stato, ad un lattante chiude, non lo puoi comprare, certo, quanto costa una busta di latte, certo, in polvere. Perché io penso a quelle persone che torno a dire: io ho il mio lavoro, ho il mio sostegno dallo Stato mensilmente, ma pensiamo a tutti quei ragazzi, a parte lo sport, siamo usciti un po' fuori discorso, che poverini, che hanno figli a casa, che non possono pagare il mutuo, certo, l'affitto del locale, l'acqua, la luce, tutto quello che c'è nella crescita di una famiglia o di un locale, no? È impossibile. Ecco perché ho paura che succeda qualcosa. C'è una tensione sociale latente. Quindi io quello che chiedevo, lo chiedo anche pubblicamente ai miei colleghi delle forze dell'ordine, di capire le situazioni, di non andare a massacrare il poveraccio che poverino che esce per guadagnarsi quei 10 euro al giorno e poter comprare il latte al bambino. Bisogna capire le situazioni che si trova davanti. Certo. Capisci che voglio dire? A me io ho sempre ragione. Tu stai lanciando una sorta di appello, peraltro. Sì, certo, perché bisogna capire la situazione, non è facile, bisogna pensare anche agli altri, mettersi massi negli altri. Grazie. Grazie, grazie a Roberto Leonardi, ha parlato con il cuore, il certo, presidente della Real Pirandello, della scuola calcio, abbiamo parlato anche di altro, in questo momento davvero complicato, soprattutto dalle nostre parti in Sicilia, dove la fascia è sempre più vasta degli indigenti. Ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione con l'intervento di Emiliano Abramo, che è il responsabile siciliano della comunità di Sant'Egidio. E allora, grazie a Roberto Leonardi, seguiremo la tua vicenda, certo. Ovviamente la vicenda di tutte le scuole. È la vicenda di tutte le scuole calcio italiane. E dello sport di base. Del mondo in particolare. Assolutamente. Perché sì. Perché è il mondo. Grazie. Grazie. Chiudiamo questo appuntamento con l'informazione raccontata, con il nostro dottor Stranotempo, cioè con Marcello Consolo, per quel che riguarda le previsioni di questa settimana, guardando al meteo, insomma, vedere un po' da qui a venerdì che tempo ci sarà. Grazie a tutti, la linea dunque al dottor Stranotempo, poi Lucy Gullotta andrà in sigla. Buongiorno da Brimedio.it, ben ritrovati. Dopo un weekend soleggiato, stabile, con temperature oltre le medie stagionali, da oggi si verifica una lieve attenuazione del campo anticiclonico. Tale situazione atmosferica favorisce lo sviluppo delle prime inversioni termiche stagionali davvero tenaci. Quindi avremo una giornata dalle due fasi, mattinata soleggiata, calda, serate, nottate, prime ore del mattino davvero fredde. Quindi fate attenzione alle prime inversioni termiche stagionali. Adesso vediamo in dettaglio le nostre mappe realizzate dal tecnico Enrico Calabretta. Oggi martedì 3 novembre, giornata stabile al mattino, come dicevamo, inversione termica durante le ore serali, con temperature che scenderanno anche sotto i 15 gradi, in particolar modo sul settore pedemontano. Mari calmi sotto costa, poco posti al largo, ventilazione blanda al suolo. Mercoledì 4 novembre, giornata ancora stabile, soleggiata, temperature leggermente più alte sul settore ionico, sul litorale ionico, ma durante la sera nuovamente l'inversione termica si farà presente. Giovedì 5 novembre, giornata stabile, soleggiata, temperatura nelle medie stagionali. Avremo tre giorni davvero tiepidi dal clima mite. Nel salutarvi, il mio consiglio è di fare attenzione a queste decise inversioni termiche serali e notturne, perché in questo periodo di Covid prendere anche un semplice raffreddore ci porterebbe ad avere eccessive preoccupazioni. Vi invito a seguirci sulle nostre pagine social, sui network locali, condividete, seguiteci, interagite. Vi auguro come sempre buon sulip a tutti, ci vediamo venerdì, ciao dal vostro dottor Stranotempo, ciao! Thank you.